15, l'assetto europeo che era uscito dal congresso di Vienna era un assetto che vedeva il centro dell'Europa abbastanza debole con la presenza di sotto il profilo meramente nominale della casata asburgica, il cui potere reale però era dislocato nell'Europa centrale e meridionale, allora in una parte dei Balcani. Certo, c'era una potenza più importante delle altre in questa Europa centrale, che era la Prussia, certamente una delle potenze vincitrici, che lentamente, attraverso vicende che non è il caso qui di spiegare, diventa sempre più egemone, si può dire, ed era tutt'altro che riluttante a diventarlo, all'interno di quella che fu chiamata poi la Confederazione del Nord, di questo spazio tedesco. Poi si formò una Confederazione del Sud, Bismarck diventa cancelliere prussiano nel 62, attraverso una serie di guerre, costituisce prima, chiamiamola così, una grande Prussia, prendendosi i ducati danesi, lo Schleswig-Holstein, e poi sconfiggendo a Sadov a Königgrätz nel 1866, quella che per noi è la terza guerra di indipendenza, insomma, sconfiggendo l'Austria e dunque mettendola relativamente fuori dall'ambito della Europa centrale, e poi sconfiggendo la Francia nel 1870, la Francia che ovviamente era sempre più sospettosa di questa cosa che stava nascendo, e la sconfigge in modo irreparabile, con la resa sul campo del capo dello Stato, cioè l'imperatore Sedan, la sconfigge, al tempo stesso sconfigge anche la Comune di Parigi insieme allo stesso governo repubblicano francese, ma insomma sconfigge la Francia il 31 gennaio del 1871, mette al mondo nel Salone degli Specchi di Versailles l'impero tedesco, il secondo Reich, con il re di Prussia che diventa anche imperatore dell'impero tedesco, con attorno a sé i re di Sassonia, i re di Baviera, cioè non è che nasce uno Stato unitario. Ecco. Sotto il profilo geopolitico che cosa succede? Succede che la visione metternichiana di per sé ne esce sconfitta, cioè non è più l'Austria la potenza centrale dell'Europa, l'Austria intesa non quella che vediamo noi oggi, evidentemente, quella che poi dal 1866 diventa la duplice monarchia. E tuttavia l'assunto fondamentale del Congresso di Vienna è rispettato. Il Congresso di Vienna ha prodotto una situazione abbastanza miracolosa, cioè una situazione europea nella quale la guerra era sempre possibile perché gli stati erano sovrani e il diritto alla guerra era riconosciuto come ovvio, da nessuno contrastato, ed era la possibilità della guerra era sempre presente nell'azione politica delle potenze sovrane. Nonostante questo intrinseco tasso di rischiosità dello spazio politico europeo, il Congresso di Vienna produce una situazione che sopporta sia la nascita dello Stato unitario italiano, sia la nascita dell'impero tedesco, e
E dunque Bismarck è stato rivoluzionario perché ha voluto modificare in un pezzo essenziale la visione metternichiana dell'Europa, cioè ha voluto creare una potenza di centro. Potenza di centro è un'espressione ricorrente nell'analisi geopolitica. La Germania sta effettivamente nel centro-nord dell'Europa e ha come caratteristica fondamentale di non avere confini chiari. Sì, all'ingrosso c'è il Reno da una parte e dall'altra non si sa. Ecco. Dall'altra non si sa. La Germania che contiene la Prussia, che diventa l'impero Guglielmo, il secondo impero, quella Germania lì arrivava fino a Memel, cioè l'attuale Klaipeda, cioè un posto che non si sa più nemmeno dove sia, molto inoltrato nel Baltico. Ecco. Era una potenza molto spostata a Oriente, molto spostata. Anche per il buon motivo che non c'era la Polonia. Era un rivoluzionario da questo punto di vista, dal punto di vista geopolitico, perché ha messo al mondo una cosa che è nuova e non prevista. Però l'ha messa al mondo bruciando sul tempo il liberalismo tedesco, che era stato storicamente il portatore dell'istanza nazionale. Cioè, in Germania chi diceva ci deve essere uno Stato nazionale tedesco non erano certo i sovrani delle piccole dinastie, delle medie dinastie territoriali, erano i liberali, che naturalmente non ci sono mai riusciti, a differenza dei liberali italiani che ci sono riusciti perché hanno trovato uno staterello come il Piemonte, il cui primo ministro era liberale, sia pure senza spingersi troppo a sinistra, ma insomma lo era. Ecco, lì la cosa è avvenuta grazie al cancelliere di uno Stato, la Prussia, cancelliere che non era liberale, era antiliberale. Però non era un antiliberale reazionario, timoroso, era un antiliberale che ha sfilato ai liberali i loro argomenti. Il primo argomento era l'unità della Germania, e quello l'ha fatta lui. E mentre la faceva il liberalismo tedesco lo applaudiva e credeva che col tipico ottimismo un po' sconsiderato dei liberali, che poiché il futuro, il progresso stavano nel combinato disposto di Stato nazionale, capitalismo, borghesia, uno che fa Stato nazionale e capitalismo, insomma, dovesse necessariamente lavorare anche per l'imborghesimento dello Stato, cioè per la sua trasformazione in senso liberale, il che non avvenne. Però è anche vero che Bismarck toglie ai liberali un altro argomento, cioè l'argomento della, come dire, della modernizzazione della cultura politica interna, che in lui Bismarck non è per nulla, modernizzazione che in lui Bismarck non è per nulla sorretta da idee liberali e che tuttavia per certi versi porta avanti inventandosi la Costituzione del Secondo Impero, che è una cosa abbastanza aggrovigliata, perché ricordiamoci che quello è un impero, ma insomma esiste, viene messo sul tappeto la Volksvertretung, la rappresentanza popolare eletta a suffragio universale maschile, che è antiliberale, antisocialista, serve a bruciare le rivendicazioni del mondo operaio, tutto quello che vogliamo, perché naturalmente più sei inclusivo più smorzi di eventuali contraddizioni presenti dentro la società. Questo è ovvio, è quello che è successo, insomma. Certo, la compagine del Secondo Impero non è liberale, è, a essere proprio larghi, è centrata su una forma di costituzionalismo, cioè di netta divisione fra i poteri, poi su un assetto federale, diciamo così, ma se la consideriamo come un'entità unitaria fondata sopra una divisione molto netta dei poteri,
e sopra il bilanciamento della Volksvertretung, Vertretung, della rappresentanza popolare del Parlamento, che viene bilanciato dal principio monarchico, che era il principio sancito e ribadito dal congresso di Vienna, il principio monarchico di Franz Julius Stahl, che vuol dire il potere sta nel monarca, la legittimità, non solo la legittimità sta nel monarca, ma ci sta pure il potere. Il potere tendenzialmente tutto. Se poi il mondo evolve in modo tale che si rende necessario dare un pezzo di potere alla rappresentanza del popolo, beh, ne deve restare moltissimo presso il monarca, che in questo caso poi agisce attraverso il suo cancelliere. E la Costituzione tedesca del Secondo Impero non prevedeva il voto di fiducia, prevedeva il voto di bilancio, quello sì. Del resto un Parlamento che non ha il voto sul bilancio serve poco. Ecco, il voto di bilancio che fu strappato attraverso un conflitto costituzionale prussiano, estremamente duro, che vide il monarca e il cancelliere Bismarck fare un paio di guerre senza col bilancio dell'esercito non approvato dal Parlamento, col Parlamento che non l'approvava, e quelli sono andati avanti così. A un certo punto si risolve questo conflitto con il fatto che il Parlamento, con la cosiddetta legge di indennità, il Parlamento abbuona al monarca tutto il passato e ottiene che d'ora in poi il bilancio della difesa, diciamo così, debba necessariamente essere sottoposto al voto parlamentare. Insomma, era un regime moderno, ma non liberale. Moderno perché aveva il suffragio maschile universale, non liberale perché non avevano fatto parte, le idee liberali non facevano parte del bagaglio culturale di Bismarck, e perché la borghesia tedesca era molto abile a fare affari ma non era egemone, perché l'egemonia sociale non l'aveva, l'egemonia sociale era ancora presso il ceto degli Juncker, ad esempio, a cui Bismarck apparteneva, era ancora presso l'esercito. Insomma, era una via speciale alla modernizzazione, quello che poi fu chiamato Sonderweg. E anche la cultura tedesca, per quanto non antimoderna, non necessariamente tutta antimoderna, non era nutrita di liberalismo, e semmai era critica del liberalismo. Perché Bismarck? Che cosa vuol dire Bismarck? Perché parlare di Bismarck? Perché noi oggi non parliamo di Cavour? Per alcuni motivi, perché alcuni politici forse non saprebbero collocarlo cronologicamente, e in ogni caso non si sentono in alcun modo vincolati a riflettere su se stessi per analogia o differenze rispetto alla storia del nostro paese. Poi i tedeschi sono un po' più colti dei nostri, in media. E poi perché noi ci nutriamo dell'idea della continuità dell'esistenza dello Stato italiano da Cavour ai giorni nostri, mentre invece i tedeschi questa idea di continuità non la vogliono, non la possono avere, ed effettivamente non c'è continuità. Cioè, alla Germania è stata sottratta la sovranità nel 1945, che è stata caricata sulle spalle delle potenze vincitrici con atto formale. Cioè, l'Italia non è mai scomparsa dalla carta politica del mondo, la Germania sì. Ecco. E poi perché, ripeto, quando si tratta di interrogarsi su se stessi, sulla propria esistenza, devono saltare necessariamente non solo l'era nazista, ma devono saltare anche quella non breve serie di anni in cui non sono esistiti, 45-49, e poi sono esistiti allo stato larvale, con dentro la Germania 500.000 di truppe d'occupazione anglo-americane e anche un pochino francesi.
Però ci sono delle analogie che servono a spiegare alcune cose. Prima di tutto, la questione della potenza. Allora, la questione della potenza, la parola potenza è praticamente bandita dal lessico politico tedesco, per ovvi motivi. Tutti noi avremmo qualche difficoltà a sentire i tedeschi ragionare in termini di politica di potenza. L'età bismarckiana ragionava serenamente in termini di politica di potenza. Partiva dal presupposto che le grandi potenze stavano tutte in Europa, a parte gli Stati Uniti, e poi alla fine, sorpresa, anche il Giappone, ma insomma, stavano tutte in Europa, una stava quasi attaccata all'Europa, anche se non era Europa, ed era l'Inghilterra, che era la più potente di tutte. C'erano le grandi potenze che erano la più piccola e la più debole, eravamo noi, però insomma ci sedevamo anche noi, seppure su uno strapuntino, al tavolo del concerto delle potenze. Il concerto delle potenze voleva dire che, ecco, questo è il punto, primo punto di differenza. Mentre oggi, in linea teorica ma anche pratica, la politica degli stati europei si fonda sulla collaborazione e sul fatto che si dà per scontato che non può essere messa sul tavolo la minaccia della guerra. Non può. Nessuno ci crede. Cioè, se noi abbiamo un contenzioso con l'Austria, possiamo avere tutto il contenzioso che vogliamo, ma nessuno può pensare che verrà il giorno in cui noi mandiamo un ultimatum militare all'Austria. Non esiste. Ecco, mentre invece era assolutamente normale, non perché queste potenze fossero guerrafondaie, ma semplicemente perché faceva parte della loro essenza di stati sovrani. Non tanto fare la guerra, quanto poterla minacciare, far sì che tutti sapessero che eri disposto a farla in certe circostanze. E l'unico giudice della legittimità della guerra era lo Stato che la cominciava. Cioè, la guerra non era mai stata dichiarata illegittima. Perché ci sia qualcosa del genere, ma con estrema difficoltà bisogna arrivare a dopo la Prima Guerra Mondiale. Gli stessi trattati dell'Aia non sono trattati che delegittimano la guerra, ma regolano lo ius in bello, che è un'altra cosa. Bismarck si trova a dover difendere l'esistenza di una creatura nuova guardata con grandissimo sospetto dalla Francia, con la quale Bismarck stabilisce un rapporto di inimicizia, di non ritorno, con la annessione al Reich dell'Alsazia e della Lorena. Da cui, no, il motto francese, pensarci sempre e non parlarne mai. L'Alsazia e la Lorena perdute, no? Per cui lì si sostiene, e Rusconi lo prova, che sia stato il vero grande errore di Bismarck di creare una inimicizia radicale con la Francia per un acquisto territoriale che a Bismarck fu spiegato come essenziale e fondamentale da parte dei militari, che invece non lo era. Cioè, tanto i francesi quanto i tedeschi hanno creduto a lungo che la partita militare fra Francia e Germania si giocasse in Alsazia e Lorena, e invece si giocò sempre nelle pianure del nord. Poi, naturalmente, questa Germania nasce sotto gli occhi attentissimi dell'Inghilterra, che era la grande potenza dell'epoca, occhi attentissimi. Questi chi sono, che cosa vogliono, ma non scontentissima, perché che nasca qualcuno che tiene un po' buoni i francesi non è male, come prima idea. Una potenza come l'Inghilterra, che cerca in Europa un equilibrio, che nasca qualcuno che non consente ai francesi di essere la potenza del continente, non è male. E sotto gli occhi della Russia, che consente l'operazione, di fatto consente l'operazione. Ora, la capacità militare della Russia era poca cosa. Dopo avere
combattuto e sconfitto, dopo essere stata una delle potenze che hanno combattuto e sconfitto Napoleone nel 14, la Russia non adopera più in modo efficiente il proprio esercito praticamente fino al 1942, con l'unica eccezione della guerra del 77 contro l'impero ottomano, che è francamente peggio che sparare sulla Croce Rossa, e comunque i risultati territoriali di quella guerra le vengono sottratti al congresso di Berlino, quasi completamente al congresso di Berlino, organizzato da Bismarck per rimettere ordine. Bismarck diventa un difensore dell'ordine europeo, se non che è un ordine instabile. Ecco. Lui non voleva che la Germania fosse un paese che avesse una politica egemonica sul continente. La politica egemonica sul continente nessuno se la poteva permettere. Voleva che fosse una grande potenza continentale, quale fu, e sapeva che la stessa esistenza della Germania lo obbligava a tenere in vita una complicatissima serie di patti, alleanze, alcune pubblici, alcuni segreti, in modo tale da più o meno rassicurare tutti, a parte la Francia che non poteva essere rassicurata in alcun modo, ma insomma, dato per scontato che la Francia non può essere rassicurata, rassicurare l'Austria, rassicurare la nemica dell'Austria che è la Russia, rassicurare l'impero ottomano, rassicurare l'Inghilterra, ci riesce entro certi limiti, con gradi di rassicurazione diversi, e in ogni caso è, secondo alcuni storici che Rusconi cita e discute, è la sua grande impresa questa, non solo aver messo al mondo la Germania, ma averne assicurato l'esistenza attraverso questa serie di patti e di accordi complicatissimi e bisognosi di continua manutenzione, di continui ritocchi.